Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. La Giunta regionale ha approvato un provvedimento con cui viene stanziato un importo di 1.096.341,66 euro derivante dalle economie maturate dopo i ribassi d'asta relativi ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico già finanziati con fondi FAS. Approvato in particolare l'elenco degli interventi che hanno la priorità per mitigare, cioè calmare, il rischio che deriva dai fenomeni franosi nei comuni di Gessopalena, a cui andranno 350.000 euro, Carpineto della Nora, a cui andranno 346.341 euro. Approvato anche l'intervento di sistemazione idraulica del fiume Trigno in territorio del comune di Nentella, nel tratto adiacente la strada statale 650 Fondovalle Trigno. L'importo è di 400.000 euro, ai quali si dovranno aggiungere altri 100.000 euro di provenienza ANAS. Dall'inizio della crisi, cioè dal 2008 fino ad oggi, l'Abruzzo ha perso salari per oltre 900 milioni di euro. La ripresina non basterà senza interventi a favore di un nuovo lavoro. E quanto dice Sandro Giovarruscio della CGIL regionale, analizzando la situazione abruzzese con dati e cifre. In Abruzzo sono state quasi 16 milioni, cioè 15.753.809 le ore complessive di cassa integrazione autorizzate dall'INPS nel periodo che va da gennaio a settembre del 2015, un numero inferiore allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 24.244.910. Tale però che nella nostra regione le ore di cassa integrazione sono scese del 35,02%. La Regione Abruzzo ha dato mandato alla tesoreria regionale di trasferire somme nella disponibilità degli ambiti sociali regionali, tra cui quello che fa riferimento alla comunità montana Maiella Morrone. Alla Maiella Morrone i mandati di pagamento hanno trasferito 210.000 euro che serviranno a pagare la società in-house, cioè di proprietà sostanzialmente della regione, che gestisce i servizi sociali nei comuni dell'ambito Maiella Morrone, i cui dipendenti non percepiscono stipendio da 11 mesi. Grazie all'anticipazione del fondo, nei prossimi giorni potrebbero essere liquidate 5 delle 11 mensilità arretrate. Le piccole e medie imprese abruzzesi potranno presentare richieste di rimborso delle spese per progetti di investimento sostenuti nel 2015. È il senso del bando POR-FESR, che conta su una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, e che il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega allo sviluppo economico, Giovanni Lolli, ha presentato oggi a Pescara. Il bando sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, telematico, venerdì, e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma informatica della Regione già dalla mezzanotte del 7 novembre. Avrebbe evaso il fisco per 13 milioni di euro relativi ad IVA imposte sui redditi attraverso insidiose e artificiose manovre di dissimulazione, prontamente intercettate e compiutamente ricostruite dai finanzieri con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Con l'accusa di frode fiscale è finito agli arresti domiciliari Camillo Colella, amministratore delegato di una nota azienda produttrice di acqua in bottiglia, il cui stabilimento produttivo ha sede a Canistro, in provincia dell'Aquila.
Sono un centinaio i partecipanti al sit-in davanti al Tribunale di Lanciano per protestare contro la riapertura del Sansificio di Treglio, temporaneamente appunto riaperto dal Tribunale per le verifiche tecniche sulle emissioni di monossido di carbonio. La Procura ha fatto un buon lavoro penale, dice il sindaco di Treglio, sequestrando il, appunto, il Sansificio e la centrale a biomasse. Ora ci aspettiamo che anche la provincia faccia la sua parte. Bene l'assegnazione di 54 milioni per la realizzazione delle vasche di compensazione per mettere in sicurezza anche alcuni comuni. Oggi appunto però non basta, pensiamo infatti alla prevenzione. Alla prima legge utile presenterò un emendamento per vincolare e rendere inedificabili tutte le aree attualmente ancora libere a ridosso del fiume, a Terno, Pescara, su cui non dovranno mai sorgere né complessi edilizi né commerciali, proprio per non rendere vano l'investimento di oggi. Solo approvando quell'emendamento saremo sicuri di aver scongiurato qualunque nuovo interesse speculativo. Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri. La Giunta regionale ha nominato amministratore unico dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, cioè l'ATER di Pescara, l'architetto Virgilio Basile, in sostituzione del dimissionario Paolo Costanzi. La Giunta ha anche conferito l'incarico di dirigente del servizio bilancio alla dottoressa Rosaria Ciancaione, che proviene dal comune di Roseto degli Abruzzi e già dirigente vice segretario generale, prima ancora direttore del servizio ragioneria. Per fronteggiare l'emergenza criminalità che sta strangolando Pescara, la Giunta Alessandrini chiede alla prefettura la possibilità di impiegare i militari dell'esercito italiano, circa 20 unità, che dal 2011 alla primavera del 2014 il centrodestra ha già utilizzato per affrontare le urgenze, ovvero i controlli anti-prostituzione, anti-bivacco ed anti-accattonaggio. La presenza delle divise non significa militarizzare il territorio, ma piuttosto garantire un ulteriore presidio di sicurezza in supporto alle altre forze dell'ordine. Lo propone Armando Foschi dell'associazione Pescara Mi Piace. Nei giorni scorsi il presidente Alessandro Felizzi e alcuni componenti, il direttivo del Rotary Pescara Nord, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara Giuliano Diodati, hanno consegnato al presidente dell'Asso Onlus di Pescara Luciano Fattori l'assegno di 2.000 euro come contributo alla manutenzione dell'ambulanza dei desideri. Il veicolo allestito per il trasporto di persone con gravi patologie e di bambini affetti da gravi malattie. Il comune di Monte Silvano chiama a raccolta le associazioni di volontariato no profit operanti sul territorio comunale per occuparsi del servizio di sorveglianza alle entrate e all'uscita delle scuole della città. Emanato oggi l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni iscritte all'albo comunale. Passione per la musica, per internet e per gli strumenti elettronici più in generale. Sembrerebbero essere queste le attività preferite dai torresi che hanno risposto all'indagine multiscopo sulle famiglie, cittadini e tempo libero promossa dall'Istat. Sono infatti 20 le famiglie sorteggiate a Torre de' Passeri per rispondere all'indagine multiscopo dell'Istituto Nazionale di Statistica che ha selezionato proprio il centro del Pescarese tra i comuni campione per la rilevazione sulle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel tempo libero. Il Festival delle Letterature dell'Adriatico Pescara Festival è pronto per gli oltre 150 appuntamenti distribuiti dal 5 all'8 novembre 2015 nel centro storico e in molti altri punti del capoluogo adriatico, al ritmo dell'hashtag FLA15. Il programma, sempre aggiornato, è sul sito www.festivaldelleletterature.com.
La prima giornata, giovedì, inizierà alle 16 a Pescara Vecchia con moltissime presentazioni, ma l'inaugurazione ufficiale è prevista per le 19 nell'Auditorium Petruzzi con un ospite a sorpresa lungo inseguito, il giornalista Giuliano Ferrara, fondatore del quotidiano Il Foglio e suo direttore fino a gennaio 2015, sarà intervistato dal direttore artistico del FLA Luca Sofri sulla sua esperienza politica e giornalistica. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 14 a 15 gradi sulla costa e di circa 13 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattinata, cielo poco nuvoloso in tarda mattinata, sereno nelle ore centrali nel primo pomeriggio e poco nuvoloso nel tardo pomeriggio ed in serata con temperature da 13 a 19 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo poco nuvoloso fino a metà mattinata, nuvoloso in tarda mattinata, sereno nelle ore centrali e nel primo pomeriggio e poco nuvoloso nel tardo pomeriggio ed in serata con temperature da 12 a 17 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.